Bene, avete tutto il foglio davanti? Abbiamo avuto una persona di media età e tre giovani e per quanto riguarda la salvezza non fa nessuna differenza, perché non è importante quanti peccati abbiamo fatto per poter essere per poter aver bisogno di un Salvatore. Basta solo uno e siamo tutti squalificati. Chi di voi avesse solo un peccato, già squalificato. Chi di voi ne ha tantissimi, è altrettanto squalificato, non cambia niente. Tutti abbiamo bisogno di un Salvatore, perché per andare in cielo bisogna essere assolutamente bianchi e immacolati come la neve. E quello lo può fare solo il Signore. Oggi vi porto un messaggio adatto specialmente per l'occasione, adatto per quelli che come queste ragazze non sono mai sicuri di essere salvati, è adatto per quelli che magari hanno fatto degli errori un po' grossi e dicono: mamma mia, forse ho perso la salvezza, non sento più il Signore, è andato in vacanza, non lo sento più come prima, quel bel sentimento che avevo prima, chissà. E quindi questo messaggio deve servire a far tirare su la testa a tutti quanti quelli che sono in questa sala. Leggiamo assieme, sta scritto in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 16 fino al 22. È Paolo che scrive a Timoteo, il quale era pastore della chiesa di Efeso, e si dice qui che lui è giovane, ma in realtà aveva 30-40 anni, mentre questi giovani sono veramente giovani. Però per la posizione che aveva era giovane. E dice, Timoteo, evita le chiacchiere profane, i discorsi, filosofie, la scienza, che alla fine sono tutto bla bla. Evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno, e questi quelli erano in chiesa, avanzano, progrediscono sempre più nell'impietà, nella strada sbagliata. E la loro parola andrà rodendo come fa la cancrena, cioè avranno un'influenza. La cancrena è una cosa che se non la fermi danneggia tutto il resto. E le loro parole influenzano uno dopo l'altro. Tra questi personaggi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono, turbano la fede di alcuni. Tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Le parole del sigillo sono queste. Il Signore conosce quelli che sono suoi. Seconda frase del sigillo. Si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, terracotta. E gli uni, quelli di legno e di terra, e quelli di legno, di argento e d'oro, sono destinati a un uso nobile, e gli altri, di legno e di terra, a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace, con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. È un testo meraviglioso, studiandolo devo ringraziare il Signore per questa occasione, perché mi ha dato modo di poter leggere la scrittura e studiarla. Quindi fa bene prima a me e fa bene anche a voi. Il tema di oggi è la certezza dei veri credenti. Una chiesa, anche una chiesa come questa, noi diciamo siamo la chiesa di Cristo, ma in realtà solo il Signore sa chi di noi è suo e chi non lo è. Lui li conosce. E oggi vi parlo di due metafore che sono qui in questo testo.
Paolo non ha avuto problemi a citare per nome due personaggi della Chiesa che insegnavano cose sbagliate e che influenzavano i credenti. Io non so, ragazze, voi specialmente che siete giovani, io ho anche una famiglia, ho anche delle figlie, io non so cosa sarà di voi, dove vi porterà il Signore, che difficoltà avrete, che tentazioni dovrete affrontare, quale sarà il momento in cui dite ma lasciamo perdere tutto, tanto non serve a niente, succederà una cosa così o no, vi verrà il dubbio. Mi rivolgo a voi e non a Marianna, perché voi siete un po' più giovani e questi problemi potrebbero venire. Ci sarà un momento in cui dubitate, ma sono salvato o non sono salvato? Hanno avuto quasi tutte e tre questo dubbio, perché erano giovani. Quando si è giovani si chiede al Signore di venire dentro il nostro cuore più volte, perché non si è mai sicuri. Ma un bel momento dobbiamo sapere se siamo sicuri o no. Marianna è venuta da me tranquilla, sicura che lei era a posto, la signora. E quando io ho fatto un paio di domande, ho capito subito, no, non è mica così che uno è sicuro di essere salvato. E quindi ho voluto rivederla e spiegarle veramente che basta solo un peccato e siamo fritti e ha bisogno di un salvatore. Quindi gli ho spiegato per esteso tutto quello che serviva a lei di capire. Noi a volte crediamo di essere credenti, poi sentiamo dei libri magari di scientifici, sentiamo il professore a scuola, sentiamo i compagni, vediamo, leggiamo sui giornali, ascoltiamo la radio, la televisione, cominciamo a dubitare, a mettere in discussione quello che ci hanno insegnato i genitori e quello che abbiamo imparato prima, che pensavamo che era oro colato. E adesso cominciamo a metterlo in discussione e magari prendiamo la nostra strada per un periodo, perché pensiamo di aver scoperto chissà che cosa. E questo è successo proprio nella chiesa di Efeso, che questi tipi hanno dato degli insegnamenti e hanno turbato alcuni della chiesa, li hanno turbati, li hanno messo in confusione. Forse hanno ragione loro, forse ha ragione il pastore. E Paolo, ecco qui che vengo al dunque, Paolo rassicura Timoteo, il pastore, con queste parole. Timoteo, non preoccuparti. E io dico per voi, io se vi leggessi nel cuore che siete salvate, io sono tranquillo. E dico ai genitori, state tranquilli. Queste ragazze qua non le potrà portare via dalle mani del Signore nessuno. Anche se voi vedete che sono confuse, turbate, e incontrano difficoltà, poi dicono che non credono neanche più al Signore, non preoccuparti, Timoteo. Perché il fondamento di Dio rimane fermo e porta questo sigillo. Allora, il fondamento di Dio in questo passaggio della Scrittura non è Cristo, è la Chiesa. La Chiesa è fatta di persone, questo non è la Chiesa, questo è un edificio. Per Chiesa non si intende la Chiesa protestante, la Chiesa cattolica. No, la Chiesa sono i veri credenti, la certezza dei veri credenti. Quindi il fondamento di Dio, la Chiesa di Dio fatta dei veri credenti, porta un sigillo. Se la Chiesa, che è fatta di credenti, porta un sigillo, vuol dire che nella testa di queste ragazze e di Marianna c'è un sigillo. E su questo sigillo c'è scritto: il Signore conosce quelli che sono davvero Suoi. Ma il Signore conosce anche quelli che non sono Suoi. Io non vedo il sigillo di queste ragazze, ma agli occhi di Dio e anche della Mariana hanno un sigillo su di loro. Se sono veramente nate di nuovo, sono sue, di Cristo, che le ha comprate a caro prezzo, ha pagato per loro, quindi non devono più pagare loro. E questo sigillo lo vede Dio. Noi a volte possiamo pensare, sì, è salvato quello, guarda come parla bene, guarda come fa male, invece magari Gesù un giorno dirà, lungi da me, non ti ho mai conosciuto. Come? Abbiamo fatto miracoli, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, e tu non ci hai mai conosciuto. No, voi non siete mai stati miei. E invece a un altro che magari è meno bravo, noi diciamo, forse quello è meno credente, e invece lui è suo. E siccome noi non possiamo giudicare chi è suo e chi non lo è, guardiamo un po' l'apparenza, ma l'apparenza non sono gli occhi di Dio.
È importante sapere una cosa. È importante sapere, miei cari che siete qui seduti, sono o no del Signore. Non sono bravo o non sono bravo. Il tuo nome è scritto in cielo o no? Quel nome lì, se è scritto in cielo, è indelebile. E se tu sei del Signore, il Signore conosce quelli che sono davvero suoi. Prima di andare a casa oggi dovremmo tutti domandarci, molti di voi questa domanda se la sono fatta e l'hanno risolta, altri invece sono lì: io appartengo a Cristo o no? O vado solo in chiesa? Perché se appartieni a Cristo, io metto la mano nel fuoco per te. Non importa cosa fai, non importa quanto infedele sei a Cristo. E se ti parlo così schietto, non pensare che ti induco a sbagliare di più, al contrario, ti faccio sbagliare meno, perché è soltanto l'amore di Dio verso di te che ti fa sbagliare meno, non il devi. E dall'altra parte, il sigillo, c'è scritto anche: chiunque dice di essere cristiano deve allontanarsi dal male. Allora, noi tutti quando ci battezziamo diciamo: il Signore mi ha salvato, è il mio Signore, il mio Salvatore. Noi professiamo con la bocca una cosa pubblica e in quel momento ci crediamo. E c'è scritto: chiunque dice di essere cristiano deve allontanarsi dal male. Questa è l'altra frase del sigillo. Questo significa che uno può fare il male ed è ancora salvato, perché se è suo è suo, punto e basta, non si discute più. Ma a tutti i suoi, lui dice: io ti ho chiamato quando tu non eri santo e ti ho chiamato lo stesso, così come eri. Non ti ho detto vai a pulirti prima o poi vieni da me. Così come sei, vieni da me allo stato brado, come un maiale sporco. Vieni da me e io ti pulisco, col perdono di Dio. Ma io ti pulisco non per lasciarti come eri, ma per trasformarti giorno per giorno in immagine di Cristo. Perciò nel sigillo che tutti noi possiamo avere sulla fronte, ci sono due parole: il Signore conosce quelli che sono davvero suoi e suoi saranno per sempre, e chiunque dice io sono suo si allontani dal male. Questo avviene non una volta solo il giorno della conversione, avviene tutti i giorni della nostra vita. Il diavolo, il Signore ha promesso a quelli che sono suoi questa frase: io do loro la vita eterna, adesso, vita che non finirà mai più, ed essi non periranno mai, hai capito? Essi non periranno mai, mai e mai. Mai usare un versetto della Bibbia insicuro per contraddire uno sicuro. Questo è sicuro, miei cari. Nessuno me le strapperà di mano, questi cari che sono nati di nuovo e che sono suoi. Nessuno, neanche il diavolo, neanche la loro infedeltà, neanche i loro peccati che faranno tutt'oggi, perché per quelli ha già pagato Gesù Cristo. Il diavolo, invece, usa lui stesso direttamente, ma usa anche persone per insegnare falsità. Queste falsità possono venire anche da un credente, come Pietro quando dice a Gesù: no, tu non devi morire, ma sei matto. E Gesù dice: ma tu non capisci le cose di Dio. Quindi anche un credente può dare dei consigli sbagliati. Se la Bibbia dice una cosa, il credente dice: ma no, non siamo d'accordo, chi ha ragione? Il Signore. Quindi, ma soprattutto il diavolo si serve del mondo che ci circonda per metterci nella mente delle cose che sono in contraddizione con la Scrittura. Qui ci sono molti giovani. Se il Signore, e mi limito a una frase, se il Signore dice non fornicare, è inutile che tu dica: siamo nel 2018, è meglio dare una revisione della Scrittura. Ok, tu puoi farlo. Questo sarebbe Imeneo e Fileto, che dicono delle cose che non valgono più per oggi. Tu puoi farlo, ma non ti ricordi, se sei un credente, non ti ricordi del sigillo che porti in testa: chiunque dice sono un cristiano si allontani dal male. Non segua gli insegnamenti falsi di Imeneo e Fileto, segua la voce di Cristo. Gesù ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce. Quelli che dicono io sono di Cristo ascoltano la mia voce. E io le conosco ed esse mi seguono.
Un altro straniero dice: non lo ascoltano, anzi fuggono da lui, non vogliono ascoltare. E noi cosa facciamo a volte? Invece di fuggire quando sentiamo delle cose che non corrispondono alla scrittura, noi stiamo dentro e dopo alla fine facciamo anche noi quello che fanno gli altri, che è sbagliato. Tuttavia, anche se ci succede questo, se sei suo, sei suo. Non dimenticare l'altra frase del sigillo: il Signore conosce quelli che sono davvero suoi. Quindi non devi aver paura, non devi scappare da Dio come ha fatto Adamo ed Eva. Invece di andare da Dio subito per aver sbagliato, si sono nascosti. Tu non devi nasconderti, vai subito dal Signore sporco come sei e metti a posto subito la storia con Lui. E chiedigli aiuto, non far da solo. Se tu dici: una volta credevo in Cristo, ma poi ho sentito e ho letto questo e quest'altro, adesso non credo più. Magari qualcuno è successo questo. Un altro dice: una volta credevo in Cristo, ma poi dei cristiani mi hanno deluso e ora ho perso la fede. L'altro dice: una volta credevo in Cristo, ma poi ho passato un brutto periodo e ora ho abbandonato la mia fede. Vuoi che ti dica la verità? Allora, le cose sono due. O non sei mai stato di Cristo, ma andavi in chiesa, che sono due cose molto diverse, quindi morto eri, morto sei, e se non c'è un cambiamento, morto sarai e morirai spiritualmente morto. Quindi, se tu dici: avevo la fede, adesso l'ho persa, le cose sono due: o non l'hai mai avuta, la vera fede, oppure se appartenevi a Cristo, sei ancora suo e non puoi perdere la vita eterna che ti aveva donato. La chiamata e i doni di Dio sono senza pentimento, non li ritira mai, mai più. Quindi, se tu pensi che una volta eri credente, domandati soltanto: ero davvero un nato di nuovo? E quindi sei ancora nato di nuovo. Oppure sarà meglio che adesso faccia sul serio. E per la prima volta dico: Signore, io sono come tutti gli altri, un peccatore, ma adesso voglio cambiare vita. Voglio che tu mi trasformi a tua immagine. Nell'antichità, quando si costruiva, forse anche adesso non lo so, si costruiva una costruzione sulle fondamenta, che non si vedono neanche a volte, c'era un marchio, il marchio di Giulio Cesare o del faraone, e era un sigillo, e questo sigillo c'era su magari lo stemma dell'imperatore, non lo so cosa, ma Dio usa questa immagine nella Bibbia per far vedere che il fondamento porta questo sigillo. E che quello che vi ho detto prima: primo, il Signore conosce quelli che sono suoi, e io vi leggo un versetto dalla Scrittura. Dio li ha scelti, a certi disturba la parola scelti. Sapete una cosa? Sta scritto così, punto. A me non interessa se poi tu ti fai la confusione. Sta scritto che Dio ci ha scelti, e non dire perché ha scelto me, ha scelto gli altri. Ringrazia il Signore che ti ha scelto e non farti troppe domande. C'è scritto qui: Dio li ha scelti. Quando? Ancora prima della creazione del mondo. Perché? Perché gli appartenessero. Queste ragazze qua sono state scelte, questa signora è stata scelta prima di creare il mondo. Le aveva già viste, le aveva già amate, aveva già deciso di salvarle, santificarle e portarle nell'eternità. Perché gli appartenessero per sempre, non per un periodo di tempo della vita. Nel suo amore, Dio decise di renderli santi e senza difetti al suo cospetto, e li ha adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo. E tutto questo non per i meriti, ma perché ha voluto così. Tutto scritto nella Bibbia, questo che sto dicendo. Quindi, quelli che hanno ascoltato la buona novella, e queste persone l'hanno ascoltata, ma anche noi, il Signore è come se ci avesse messo addosso un sigillo, un timbro, che è lo Spirito Santo dentro di noi, e ci dà la garanzia che noi andremo di sicuro in cielo e che non saremo mai perduti. E sapete perché? Sapete perché loro e questa sorella non si allontaneranno mai da Dio? Sì, provvisoriamente magari fanno qualche via traversa. Ma sapete perché non si allontanano mai da Dio? Io non ho mica fiducia di loro, sapete? E neanche di me stesso. Io vi dico perché loro non si allontaneranno. E ascoltatemi bene, nessuno di voi si allontanerà al punto da perdere la salvezza. Perché? Sta scritto così: farò con loro un patto eterno, non un patto condizionato.
io decido di fare questo per voi, punto e basta, non voglio niente da voi. Il patto è questo, che io, dice Dio, non mi allontanerò più da loro. Non dite mai più, il Signore dove sei? E lui dice, ma come mi vuoi sentire? Spalla a spalla, ti ho detto che sono con te tutti i giorni, sono dentro di te, non andarmi a cercare chissà dove, non sono andato in vacanza. Io non mi allontanerò più da loro per cessare di far loro del bene. Non dire il Signore non mi ama, non mi sta facendo del bene. Il Signore non gli viene neanche per l'anticamera del cervello di cessare di farti del bene. E per bene non si intende dire che tutti gli affari vanno bene, ma ti vuole far del bene. Senti questa, metterò il mio timore nel loro cuore. Tu puoi peccare finché vuoi, ma sempre dentro di te c'hai sempre questa cosa, sono fuori strada. Prima o poi rientrerò, Signore, dammi ancora un attimino di pazienza che voglio mangiare ancora le noccioline e dopo però torno. Metterò il mio timore nel loro cuore. E ascoltate questa, per quale motivo? Perché non si allontanino da me. Dio ha creato in te quello che necessita affinché tu non ti allontani da me. Lui ha detto, io farò questo affinché loro non si allontanino da me. Perché io sono sicuro che loro non si allontaneranno mai da Dio? Perché Dio ha detto, loro non si allontaneranno mai da me. Metterò la mia gioia, ci metto tutta l'anima, ha detto Dio, per far loro del bene. Sapete che questa è una buona notizia? Quindi loro non si allontanano da Dio, non per i loro sforzi, perché devono andare in chiesa, perché devo leggere la Bibbia, perché devo pregare, perché devo fare buone opere, devo evangelizzare. No, 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 miei cari, il Signore non vuole cose da voi per forza. Il Signore vi ha presi così come siete e se c'è un cambiamento che Lui farà, lo farà Lui per grazia e voi sarete contenti di questa cosa, ma senza dover stringere i denti. Perché chi stringe i denti non ama il Signore, ha paura del Signore. E se per caso sarete infedeli, guardate che sto parlando a tutti, a me stesso per primo, ma anche a voi, e anche se noi, i veri credenti, non gli siamo fedeli, lui rimane fedele. Queste promesse non le toglie. Dice, ah, tu mi sei infedele, tu adesso fai la tua strada, e io vai pure, io ti mollo. No, signori, questo non lo farà mai il Signore. Siete voi, siamo noi che pensiamo, forse il Signore mi sta girando le spalle perché io gli ho girato le spalle. Ti sbagli, girati e tu cosa trovi? La faccia sua, non trovi le sue spalle. La faccia trovi, sempre sorridente, perché tu sei il mio figlio, sei mio, ti ho comprato. Ok, stai andando per le tue strade, ma ricordati che questo non significa che io adesso faccio la stessa cosa. Io rimango fedele, rimango come una colonna di marmo fissa, immobile. L'altra parola, chiunque del sigillo è chiunque dice di essere cristiano deve allontanarsi dal male. Miei cari, loro hanno detto, anch'io sono una peccatrice e sono ancora peccatori e anche noi siamo peccatori. Noi non siamo perfetti, continueremo a fare il male. Dei giorni va peggio, dei giorni va meglio, ma tutti noi continuiamo a sbagliare. Però chiunque dice di essere cristiano deve allontanarsi dal male. Cioè, non lo fa solo il giorno della conversione, sempre quando scopre che non è a posto col Signore, lui si fa aiutare per cambiare anche in quel punto, e anche in quel punto, e anche in quel punto. Ognuno di noi ha i suoi punti deboli. La prova, il test che una persona appartiene davvero al Signore è che persevera, nonostante certe volte vada un po' per vie secondarie. Persevera nella fede e arriverà fino in fondo, garantito. Io vi dico, di questa cosa sono sicuro come è vero che esiste Dio, perché sta scritto nella Bibbia. E in qualche maniera, tutti noi lo sappiamo, ci vogliamo allontanare dal male, vogliamo cambiare. Ora, i cristiani non hanno la vita facile, hanno la vita più difficile degli altri. Sapete perché? Perché dentro di noi abbiamo due forze, una che vuole fare il bene e lo Spirito Santo vuole fare il bene e la nostra vecchia natura vuole fare il male. Se qualcuno vuol seguirmi, smetta di pensare a se stesso, prenda la propria croce ogni giorno e mi segua. Questa è una cosa difficile. Un'altra cosa difficile. Nel mondo vi aspettano molti dolori. Sarete derisi, sai, è difficile andare a scuola e essere uno contro tutti. A lavoro idem. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Questo prima non c'era. Adesso è una cosa nuova. Per i credenti hanno la vita difficile. Ma vale la pena lo stesso, perché la gioia e la pace che ci dà il Signore non ce la dà nessun altro.
E quando noi abbiamo mancanza di gioia e di pace, non la troviamo nelle cose né nelle persone, la troviamo soltanto nel Signore. La gioia e la pace del Signore la trovi solo dal Signore. È un negozio che non è aperto per tutti. E quindi, nonostante le tentazioni e l'influenza di tutto quello che sentono di storto e di sbagliato nella vita, persecuzioni, queste ragazze, questa sorella Marianna, non si perderanno mai, perché sono unite a Cristo per sempre. E ora l'ultima metafora. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento. Immaginate una grande casa, dunque, di una persona ricca, in cui ci sono tanti strumenti. Ci sono i vasi d'oro e i vasi d'argento, ma anche vasi di legno e di terra. E gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Allora, la metafora ve la spiego, che è molto semplice. La grande casa è la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio sono le persone, i veri credenti, salvati per grazia, che non potranno mai andare persi, e che anche se sono infedeli, Cristo rimane fedele. Si chiama la Chiesa visibile, la Chiesa di Cristo. Ma la Chiesa di Cristo, quelli che lui vede che sono suoi, non corrispondono esattamente a quelli che sono in chiesa, a quelli che vanno in chiesa, perché qualcuno di quelli non sono veri credenti, sono ancora non credenti o falsi credenti, come Imeneo e Fileto, non erano veri credenti. E la metafora è questa: in una grande casa, quindi nella Chiesa di Dio, ci sono vasi d'oro e vasi d'argento. Corrispondono a credenti abbastanza fedeli, zelanti, l'oro, e l'argento a credenti che sono credenti, ma sanno loro stessi che non stanno vivendo proprio come sta scritto nella parte del sigillo, si allontani dal male. Ma sono i vasi preziosi che usa il Signore, tutti e due. Uno è più fedele, l'altro è meno fedele, ma tutti e due vengono usati dal Signore. Poi ci sono i vasi di terracotta e di legno, che sono i non credenti. E la Bibbia dice: voi che siete credenti, non importa se siete d'oro o d'argento, fuggi le passioni giovanili. La prima cosa che pensiamo al fuggi il sesso, no. Le passioni giovanili, sapete che quando si è giovani si è come un puro sangue inglese, si fanno tanti di quegli errori, ma non c'entrano tutti col sesso. Siamo impulsivi, crediamo di tenere il mondo in mano, facciamo tanti errori, abbiamo ambizioni. Quindi gli appetiti giovanili non sono, le passioni giovanili sono quelle cose che si fanno perché non siamo ancora maturi, non abbiamo preso ancora abbastanza tegole in testa per capire come va la vita. Quindi Timoteo, oltretutto, era 30-40 anni, quindi era giovane, in un certo senso era giovane. E Paolo scrive a Timoteo: fuggi le passioni giovanili e ricerca la giustizia. Cosa devono fare allora questi vasi d'argento e d'oro? Lasciamo stare gli altri che non sono i veri credenti. Devono fuggire una... È come se io adesso sto facendo una cosa sbagliata, fuggo e nello stesso tempo mi giro di qua e ricerco. Corro dietro, ricercare vuol dire correre dietro a una lepre, per modo di dire. Fuggire perché c'è un fuoco, c'è un pericolo. Fuggi le passioni giovanili e ricerca. Quindi fugo una cosa e ne ricerco un'altra. Cos'è che devo ricercare? Di aumentare nella fiducia nel Signore, aumentare l'amore per la gente, anche per il nemico, avere pace con tutti se possibile. E poi dice: queste cose non le far da solo, con quelli, fai questo cambiamento con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Il cuore puro ce lo dà solo il Signore.
È importante dunque la comunione fraterna del culto, delle cellule, dei gruppi giovanili. Queste ragazze hanno parlato, andavo al culto e andavo anche al gruppo giovanile. Queste cose sono importantissime perché insieme con gli altri noi ci aiutiamo a cercare di avere più fede nel Signore, l'amore, la pace e la giustizia. E così dice, sarete dei vasi d'oro, meglio d'oro che d'argento, utili per il Signore, quindi voi tutti siamo tutti utili se siamo salvati. Per chi? Per il padrone. E chi è il padrone? Il Signore. E cosa vuol fare di te? Quello che vuole, può fare miracoli, può fare cose straordinarie, sono affari suoi. L'importante è che noi dici, Signore, eccomi qua, voglio essere un vaso possibilmente d'oro, voglio essere al tuo servizio, voglio mantenere la mia coscienza pulita perché così sono pronto per ogni cosa che tu mi vuoi far fare. Quando non abbiamo la coscienza pulita siamo un po' fiacchi, ma quando abbiamo la coscienza pulita, che solo il Signore può pulirla, siamo pronti, pronti per il servizio. E quindi questa è la metafora. Conclusione. Domandati solo una cosa, se appartieni o no a Cristo. Più che domandarti se stai bene o stai male spiritualmente. Questa è la prima cosa da fare. Appartengo a Cristo, sì. Il mio nome è scritto in cielo, sì. Sì. Sono sicuro, sì. Per quale motivo sei sicuro? Poi, sei incline ad ascoltare la verità o ogni tanto ti fai portare via dal primo che parla bene? Hai controllato se quello che stai dicendo corrisponde alla scrittura? Le mie pecore ascoltano la mia voce e gli altri li fuggo, fuggi quelle cose lì. Non discutere, non credere che loro abbiano la saggezza. Loro non hanno la saggezza, la verità è la saggezza di Dio. Quindi fai una scelta, stai fermo nella verità. Poi fuggi il male se puoi, non andargli addosso, non partecipare, fuggilo il male, come la peste, come una malattia. Quando noi dici, non vado in chiesa perché c'ho un'influenza, non vorrei intaccare gli altri. Bravo, non intaccare gli altri. Però se quell'altro mi intacca, io me ne sto distante, stammi distante perché c'ho l'influenza. E io me ne sto distante da quelli che mi vorrebbero tirare dentro. Fuggo il male e cerco il bene insieme con gli altri.